Assessore, ha preso già visione dei conti della Regione? Beh, siamo in un settore, quello del bilancio, che è un settore cruciale evidentemente, ha delle scadenze. Noi abbiamo un rapporto, quello da curare attentamente, con la Corte dei Conti, perché ci sono dei rendiconti delle annualità precedenti da sanare, da portare a parifica in Consiglio regionale, così come c'è un rendiconto da fare entro il 30 aprile 2019 relativamente al 2018. Evidentemente gli uffici sono abituati a portarsi appresso un lavoro che li ha portati nel tempo a superare spesso e volentieri i limiti fissati dalla legge. Stiamo imprimendo una volontà, che poi è coerente con quella degli uffici, dei dirigenti e del direttore, di accorciare sempre di più i tempi e di rimanere all'interno dei limiti di legge, proprio perché un'impronta nuova la si percepisce, la si tocca con mano anche quando si va ad imprimere una nuova linea, un nuovo corso, che è proprio quello della discontinuità, è quello è la linea per la quale abbiamo vinto le elezioni, per la quale siamo stati scelti e per la quale vogliamo essere ricordati come un'amministrazione, appunto, che ha mantenuto fede ai propri patti con il nostro elettorato. Quindi l'impegno è fortissimo, ci sono dei conti evidentemente da mettere a posto. I numeri cosa dicono? Beh, è un bilancio di quasi 6 miliardi, quindi è immenso, vanno rimessi a posto tutto quello che è relativo evidentemente alla sanità, che ne assorbe più dell'80%, spesso diciamo l'80%, ma vari elementi e inerenti anche all'ambito sanitario si arriva quasi al 90%. Quando si mettono a posto i conti della sanità, quindi con un tavolo anche con il commissario nazionale, si è parlato a lungo dell'uscita completa dal commissariamento, a quel punto si mettono a posto anche i conti della regione, quindi residui attivi, passivi, ma soprattutto i conti relativi alla sanità. È un lavoro che si fa collegialmente anche con l'assessore evidentemente alla sanità, e deve portare dei frutti che non devono significare razionalizzazione nel senso negativo di taglio dei servizi, ma un aumento della qualità dei servizi nel contenimento della spesa. Questo è l'atteggiamento che deve avere questo tipo di regione, con un occhio importante all'entroterra, che ha avuto certamente un trattamento non lusinghiero dalla precedente amministrazione. Un Abruzzo unico che sia popolato da cittadini che abbiano tutti le stesse opportunità sia sulla costa che nell'entroterra, che abbiano la possibilità di parlare la stessa lingua e abbiano le stesse opportunità di vita, di lavoro e di qualità di vita. Questo è il tipo di lavoro che stiamo portando avanti.